Torniamo a questi eventi, la roulette o il lotto. Una delle cose più divertenti che abbiamo fatto nel laboratorio dimensionale di Ferentino, dove ci sono ovviamente allievi come voi, è tarare le 270 palline che servono all'estrazione del super enalotto. Ok? E cioè ci hanno mandato queste cassette che contengono le 90 palline. Sono delle palline ovviamente tipo ping pong con sopra il numero, ce ne sono tre. Noi abbiamo una macchina che misura dimensionalmente sia le dimensioni sia la sfericità, le abbiamo anche pesate, ok? E quindi abbiamo garantito che forma e massa siano ovviamente uguali nell'ambito di una certa piccolissima incertezza. L'estrazione avviene in questo modo: alle ore 4 in una sala perfettamente tenuta a temperatura, c'è una cassaforte, si estraggono i tre set dalla cassaforte. Si estrae quale dei tre set deve essere utilizzato in quella estrazione, si carica la macchina, qualcuno forse sarà andato a qualche punto, che mescola con un soffione pneumatico le palline, dalle 4 alle 8 di sera queste palline stanno in movimento e poi avviene l'estrazione. Noi abbiamo garantito che avessero tutte la stessa forma e tutte la stessa massa e ogni anno poi vengono cambiate. Questo per garantire l'aleatorietà dell'estrazione. Resta il problema che nella regola con cui vi pagano la vostra capacità di ingarrare la sequenza rispetto a quelle che sono le previsioni, partite svantaggiate. E questo fa parte di tutti i giochi di carta, se ci vediamo. I giochi di carta, la maggior parte dei giochi di carte sono connessi al fatto che voi sapete che ci sono 13 carte dello stesso segno. Se sono due massi sono 26, eccetera, eccetera. E ovviamente tutti questi discorsi sono dei discorsi in cui la probabilità e la frequenza si vanno a scontrare. Se ci ragionate un momento. Quindi, attenzione, probabilità e frequenza sono due dati, uno a priori. Nelle carte napoletane ci stanno 10 ore, 10 bastoni, 10 coppe, 10 coppe, giusto? E la probabilità è funzione ovviamente di una previsione che io faccio rispetto poi a che cosa succede durante la partita. Allora, attenzione, gli esempi che vi ho fatto sono per farvi capire il concetto di aleatorietà, però questi esempi sono descrittivi di eventi descritti da numeri interi, e cioè alla roulette esce 1, esce 2, esce 3, non esce 1,01, 1,02, cioè poi bisogna andare a ragionare su questi discorsi perché le misure sono descritte da numeri reali, e cioè c'è continuità nel discorso delle X, che invece in questi esempi non c'è. Chiaro, quindi esce 1, esce 2, esce 3. Invece noi abbiamo dei numeri reali, cioè dei numeri che sono descritti da una sequenza di contiguità infinita. Tornando a questo punto a noi, la curva di Gauss è l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione che ci permette di ragionare sull'incertezza di misura in modo probabilistico. Benissimo, allora questa curva la vedete, è una curva che ovviamente avrete sicuramente già a disposizione
nei vari programmini a calcolatore. Cioè, se voi andate a analizzare o fate un'esercitazione, come sicuramente faremo nelle settimane prossime, per vedere come si elaborano questi dati vengono praticamente automaticamente elaborati dai programmini statistici. Gli caricate 10 dati e quello che fa? Fa la somma, divide per 10 che vi caccia il valore medio e poi fa questa seconda operazione che si chiama operazione di varianza, che è la sommatoria degli x con i x al quadrato e divide 1 su n e 1 su n. Attenzione, è una finezza l'1 su n meno 1, nel senso che se ci ragionate un attimo, nel momento in cui io ho calcolato il valore medio ho fissato la posizione della curva, quindi ho tolto un grado di libertà alla intera popolazione. Ecco perché quando io faccio prima la media, perché se non faccio la media non riesco a fare la varianza, poi nel ragionare correttamente è 1 su n meno 1 il valore per cui va diviso la varianza, perché ho già fissato questo numero con il primo calcolo, quindi ho tolto un grado di libertà alla popolazione. Una volta che io ho calcolato media e varianza, e sia ben chiaro, lo fa qualsiasi calcolatorino, poi la sequenza delle operazioni è o costruire l'istogramma delle frequenze, oppure dire: qualunque istogramma io costruisco, nella realtà prevedibilmente è descrivibile secondo Gauss, e cioè secondo una curva che ha questa forma. Vedete che è una forma a campana, lì sono riportate due curve di Gauss con diverse sigma, quindi ovviamente quando sigma è più grande la curva è bassa e grassa, quando sigma è piccolo è alta e magra, giusto? Questo sta a significare praticamente che voi già dalla varianza avete una misura di quanto i vostri dati stanno vicini al valore medio, perché è praticamente il valore medio, il primo calcolo che voi fate, che diventa il valore più probabile. Chiaro? È praticamente il valore di misura più probabile in quella sequenza in cui abbiamo mantenuto costante qualsiasi altro parametro che influisca sulla posizione. Chiaro? Quindi, in conseguenza delle limitazioni tecnologiche realizzative, lo strumento, se ben adoperato e adoperato in sequenze nelle quali tutti gli altri parametri sono mantenuti costanti, molto probabilmente vi dà un numero che è il valore medio della serie di misure che voi andate a fare. E ovviamente la forma della curva vi dice che questo è il valore di massima probabilità, perché in ordinate che cosa ci sono? In ordinate ci sono le probabilità, e poi via via che io mi allontano dal valore medio diminuisce la probabilità fino a diventare irrappresentabile, cioè dati che vanno al di fuori di questo punto e di questo punto sono a probabilità molto bassa, dell'ordine di 1 a 10.000. Cioè significa che praticamente quando voi fate l'operazione che vi ho descritto, per esempio della bilancia, e siete in grado di fare 10.000 dati, immaginate che follia, impossibile, solo un dato su 10.000 va fuori dalla curva descrittiva una volta che voi avete saputo calcolare il valore medio della varianza, e cioè sono dati che fanno, è come se quei dati provengono da qualche cosa che non ha rispettato le ipotesi del sistema, cioè è avvenuto qualche cosa
che voi non avete controllato, che può essere un errore perché vi siete sbagliati a leggere, oppure un improvviso picco di tensione che per esempio può capitare agli strumenti elettronici, o un evento che ha dato luogo a un dato, quel dato si scarta automaticamente, viene scartato completamente, perché è indice di sistematicità, cioè c'è qualche cosa che ha causato questa posizione lontanissimo dal valore medio. Chiaro? Non lo sapete, è difficile, lo scartate, è meglio scartarlo che inseguire l'evento che lo ha, virgolette, portato fuori dalla media. Bene, questa curva di Gauss, ok, che vi ripeto ha questa proprietà, è ovviamente una curva che si, virgolette, rafforza nella sua efficacia quanto maggiore è il numero di dati da cui partite. O meglio, la teoria dice che il numero di dati da cui partite che è rappresentabile bene deve essere di almeno 25-30. Vi sembrano dei numeri piccoli, però attenzione, ripetere nelle stesse condizioni 25 o 30 volte la stessa misura è un qualche cosa che si scontra con i fatti pratici, ok? È difficilissimo che avvengano queste sequenze di 30 situazioni sempre uguali, perché, attenzione, quando voi leggete il vostro strumento, in particolare se questo strumento ve lo legge un calcolatore, il servosciocco calcolatore ha infinite potenzialità, e cioè se voi per pararvi, no, quello non l'ho detto, l'avete pensato perché siete ovviamente starati, però non so se sapete perché si dice stai a parato. Perché nelle navi, quando ovviamente la navigazione è lunga, si cammina lungo la paratia per proteggersi da quelle cose che avete detto. Quindi stai a parata significa state accorto, cerca di evitare che nelle lunghe percorrenze succeda questo. Questa è napoletano. Allora, ripeto, quando voi leggete il dato al calcolatore, qualche volta siete tentati di dire al calcolatore leggi il dato ogni decimo di secondo o ogni secondo, ma attenzione, avete semplicemente detto al calcolatore rileggi la stessa cosa, non è una misura diversa. E cioè, se voi non fate 25 eventi diversi dalla stessa popolazione, state semplicemente dando un'interpretazione sbagliata, perché rileggete lo stesso dato, ma non è una differente misura. Chiaro? Quindi il pericolo è che voi, nell'operare statisticamente, essendo il calcolatore un imbecille, vi stampa o vi legge infinite volte la temperatura. Ma se un termometro, virgolette, tipo, ristudieremo, di platino, c'ha un tempo di risposta, e cioè un tempo di equilibramento termico, dell'ordine dei 10 secondi, se voi al calcolatore gli dite di leggere ogni secondo, avete letto 10 volte la stessa cosa. Non avete fatto 10 misure. Allora, è chiaro che i ragionamenti vanno fatti facendo sempre ragionamenti che legano l'analisi statistica a, virgolette, la cultura misuristica. È chiaro che questi discorsi per le grandezze elettriche
che sono tutte caratterizzate da velocità di propagazione del fenomeno elettrico molto rapido, allora l'operazione è sostenibile. In campo termico, in campo fluidodinamico, i tempi caratteristici sono molto più lunghi. Quindi le potenzialità che l'elettronica ha dato si scontrano contro poi fatti fisici. Chiaro, quindi leggere ogni secondo o ogni millisecondo o ogni milionesimo di secondo, perché lo sanno fare, un sensore di temperatura significa semplicemente essere un imbecille, perché faccio una raccolta di numeri che sono sempre vuoti. E è chiaro che se li metto poi nell'analisi statistica, nell'istogramma delle frequenze, se io metto dei dati uguali e che non provengono da dati distinti, ho forzato il sistema. Chiaro? Allora, tornando al discorso della curva di Gauss. Allora, la curva di Gauss a questo punto, la cui espressione non ve la chiederò. Voi quando fate l'esame con me, se fate, come qualche volta capita, senza offesa, perché io ho 3 figli femmine, a molte persone che hanno impostato il loro essere ingegnere nella grande capacità di memoria, prendete un voto che fa cifra. E cioè, se qualcuno viene e mi ripete la pagina dei miei appunti, io sospetto che sia un imbecille. Chiaro? Quindi io faccio un esame per capire se avete capito e non per sapere se vi siete ricordati che la curva di Gauss è y1 su sigma radice, non lo so manchi, sono 40 anni, non mi rifiuto di dare saggezza su queste cose. L'importante è che noi sappiamo che la curva è una curva che, come ho detto, l'espressione di questa curva, come vedete, che cosa ci sta dentro questa curva? Sì, e il valore medio. Quindi il valore medio mu è sì. Questa è l'espressione sia di questa curva che di questa. Attenzione, ogni sequenza vi potrebbe dare una curva, ma nella realtà, grazie a un'operazione che si chiama normalizzazione, che vedete descritta qua, non è che noi prendiamo i 10 dati, calcoliamo la media, calcoliamo la varianza e andiamo a descrivere la curva. Lo potremmo anche fare, ma è semplicemente perché vogliamo capire come funziona. Ma nella realtà queste due curve, o meglio tutte le curve di Gauss, sono, tramite un'operazione matematica banale, trasformabili in una sola curva standardizzata. Qual è l'operazione matematica che porta a questa standardizzazione? Quella per la quale io prendo la mia sequenza di dati, la ordino, ok? Calcolo il valore medio, calcolo la varianza e poi collego a ciascun valore il valore z, che è x meno il valore medio su sigma. Cioè io trasformo x con 1, x con 2, x con n meno 1, x con n in z con 1, z con 2, z con n meno 1, z con n. Ovviamente ho sempre dovuto fare le due operazioni obbligate, che sono valore medio e calcolo di sigma. Questi sono i due dati che servono a Gauss. Perché Gauss dice, io, se tu fai questo calcolo, ti do la formula della curva che descrive gli infiniti istogrammi rispetto alla quale questa curva minimizza la somma dei quadrati degli scalari. Sembra una specie di ritornello, che neanche questo mi chiede, cerco di farlo capire. Okay. Bene. Quando io faccio questa operazione, invece di fare questa, poi dal punto di vista matematico,
riesco a vedere un'altra grande potenza, che invece di x con 1, x con 2, x con n, posso scrivere z con 1, z con 2, z con n, facendo questa operazione, il valore x meno il valore medio diviso sigma, e lo chiamo z. Bene, la curva non più del parametro x, ma del parametro z, dà luogo a una unica curva normalizzata, che vedete qui. E guardate che questa curva è solo funzione di z, che ti direi che è un numero, giusto? Quanto vale pi greco? Io ho preso la licenza liceale purtroppo nel 1967 ed ero non l'ultimo, perché c'era uno che si chiamava Z. Il professore di matematica era riunito di licenza superiore alla licenza liceale, cominciò dal primo. Dice, quanto vale pi greco? Allora, 13, 14, 21, 29, non va bene. Allora, il secondo, immaginate che imbecillità. Si stancò alla 25esima persona e disse, siete una banda di imbecilli. Perché pi greco, se vi ricordate, nella sua definizione è uno di quei numeri insieme a e che ha infinite cifre decimali. Per cui ben tutto guardava, no, c'è stato lui, Ma io mi sono salvato fortunatamente, ma... Allora, attenzione, nella variabile z c'è tutto praticamente, perché questo è pi greco, questo è... E in pratica la y di z a questo punto diventa una sola curva normale di Gauss. Che è successo? Vabbè, ma... Ho detto che non si deve sposare un ingegnere, però fa il cavaliere il mio. Questa è una regola. Allora, questa curva, guardate, a z uguale 0. Ma quando, zero, quando è che è uguale a 0? Quando x è uguale a mu, cioè esattamente 0 il valore medio. Poi va da meno 3 a più 3. E in questa curva ci sono tutte le curve di Gauss. Tradotto in termini banali. Al di fuori di z meno 3 più 3 gli eventi, o meglio i dati di misura, non ci sono, giusto? Ma scusatemi, ma se z è x meno x con 0 su sigma, facciamolo proprio piano piano, sennò mi sentite male. Allora z è uguale a x meno x sovrassegnato, giusto, diviso sigma. Allora z sigma è uguale a x meno x medio. Ma x medio chi è? Il valore più probabile, giusto? Ma il valore più probabile se io sto facendo l'operazione nella quale ho mantenuto le grandezze di influenza costanti e ho usato lo strumento correttamente, ok, valore ritenuto bene, giusto? Perché ho usato lo strumento correttamente, ho fatto l'operazione di verificare che non ci siano dati al di fuori della mia distribuzione, e quindi io praticamente dico che questo è il valore più probabile. Allora, se questo è x ritenuto vero, z sigma è uguale a x meno x ritenuto vero, che è uguale a y.
incertezza di risultato. Giusto? Giusto? Allora, a questo punto, l'incertezza di misura, che collega ingresso e uscita di non è nient'altro che quella fascia di valori intorno al valor medio con cui il mio strumento a un valore del misurante risponde. Allora, abbiamo fatto una cosa un poco che mi sembra una forzatura, ma non è una forzatura. Allora, se x meno x ritenuto vero è la mia incertezza io la posso esprimere con z sigma. Devo solo decidere a che livello di probabilità voglio caratterizzare la risposta e quindi l'incertezza è il mio strumento. Allora, 3 sigma leggerete e poi ci fermiamo se noi non mi seguite che la distribuzione all'interno di questa fascia che sta all'interno di Gauss è 997. Ogni 1000 eventi ce ne sono 3 che vanno fuori da meno 3 più 3. Ogni 1000 eventi. Quindi con 3 sigma copro tutta la fascia con cui lo strumento che si comporta gaussianamente e che io ho utilizzato essendo sicuro che non ci sono incertezze sistematiche, mi rispondo. Giusto? Quando voi comprate, lo vedremo la prossima volta, lunedì, uno strumento di misura, nella descrizione dello strumento, in quelle che si chiamano caratteristiche metrologiche, c'è un numero caratterizzato dal più o meno, perché sta a significare che io comunque ragiono gaussianamente, che vale, e lo avete accettato, in un termometro climatico, un decimo di grado. Che significa un decimo di grado? Significa che con fattore di copertura pari al 99,7 il mio termometro legge il valore di temperatura a meno di una fascia di valori pari a 0,1. Dentro a 0,1 c'è tutto, perché io nel garantire lo strumento con quel numero ho automaticamente detto ti ho fatto il calcolo a 3 sigma. Quindi chi costruisce lo strumento lo vende garantendo, senza dirlo, perché lo chiama direttamente incertezza, e questa incertezza la esprime numericamente a 3 sigma. Quando voi volete verificare il vostro strumento, quindi ovviamente quello è un dato previsionale, è la garanzia del costruttore, giusto? Quindi è un dato a priori, la verifica è a posteriori. Voi dovreste fare un numero infinito di dati
di misura, essendo certi che il vostro strumento sta misurando sempre la stessa temperatura, che tutto, che niente è avvenuto, che non è passata la suocera, cioè che ha mandato la maledizione o cose del genere. Perciò ci sono i corni che devono essere rossi e spezzati in punto, ricordate, è regalata alla persona che vuole bene, se no non funziona, okay. Allora, di conseguenza, 3 sigma è l'incertezza prestazionale di uno studio. Ok.